Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Incontro a Palazzo Marino per il progetto del nuovo stadio, il comune chiede un progetto più sostenibile per l'ambiente e il quartiere, la palla passa alle società ma resta in campo l'ipotesi ristrutturazione. Dopo il 14esimo sabato consecutivo con cortei non autorizzati a Milano, le istituzioni si interrogano sul da farsi. Stamattina incontro in prefettura, Sala ammette non è facile. L'alta percentuale di vaccinati tra gli studenti sta tenendo il Covid lontano dalle scuole superiori. Si continuerà in presenza al 100%, monitoraggi sul sistema dei trasporti sempre più sotto pressione. Milano in testa alla classifica italiana per reati denunciati, primato confermato per il quinto anno di seguito. Pesa l'incidenza di furti e rapine, cifre più rassicuranti invece nei reati più gravi. Posta la prima pietra per il nuovo stabilimento della Vetropack a Boffalora sopra Ticino, 200 milioni di investimento per una fabbrica da 300 posti di lavoro che sorgerà sopra un'area dismessa. Dopo le elezioni comunali, quindi, si torna a parlare in maniera sempre più concreta del progetto per il nuovo stadio di San Siro. Questa mattina il sindaco Beppe Sala ha visto gli emissari delle due società calcistiche cittadine. Forse un passo avanti, chissà, certo è che sembra che il comune sia intenzionato ad alzare la posta per quanto riguarda le compensazioni sull'intero quartiere. Servizio. Una commissione indipendente che valuti senza preconcetti l'idea del nuovo stadio di San Siro e la proposta alternativa di riqualificazione del Meazza, già depositata tempo fa presso gli uffici comunali. È quanto chiedono Riccardo Aceti e Nicola Magistretti, autori di un progetto di ristrutturazione alternativo alla realizzazione del nuovo stadio voluta dalle squadre. E proprio Inter e Milan sono tornate a sedersi intorno al tavolo delle trattative con il comune nella mattinata di lunedì, dopo la tregua per le elezioni comunali. Il sindaco Beppe Sala avrebbe chiesto ai club quanto sono disposti a spendere per dare al quartiere servizi adeguati, una richiesta che fa seguito a quanto affermato dalle società nell'ultimo studio di fattibilità in cui avevano parlato genericamente di un miglioramento della mobilità e di una maggiore fruizione del verde. Al termine del vertice, durato appena una quarantina di minuti, una breve nota diffusa da Palazzo Marino ha spiegato che va individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l'investimento dei club. Non tanto lo stadio quanto il futuro del quartiere di San Siro, dunque. E qui si innesta la questione economica perché Inter e Milan hanno già messo sul piatto 1 miliardo e 200 milioni, di cui la metà per il nuovo stadio. Difficile dunque che un'eventuale richiesta da parte di Palazzo Marino per ulteriori investimenti sul quartiere venga accettata dai club. E mentre si accende un nuovo braccio di ferro tra comune e squadre, sullo sfondo restano le richieste di chi non vuole abbattere il Meazza. Il dibattito in città verte però ancora oggi sui cortei non autorizzati contro il Green Pass che si sono manifestati nel fine settimana per il 14esimo sabato consecutivo. Oggi si è svolta una riunione in prefettura, tra poco vedremo che cosa è emerso. Prima però una cronaca di quanto accaduto nel weekend. Ennesimo sabato di proteste a Milano, la 14esima giornata consecutiva di tensioni e cortei. Questa volta il bilancio della Questura di Milano si è concluso con un arresto e 83 denunce. Una manifestazione non autorizzata che ha creato forti disagi in centro alla circolazione di auto e mezzi pubblici. Anche questa volta si trascinano non poche polemiche, vista la partecipazione tra i manifestanti del gruppo neofascista Adora, comunità militante dei 12 raggi. 9 di questi, tra i 28 e i 45 anni, sono stati bloccati in via Abruzzi e sono stati denunciati. Cantavano cori fascisti, così sono stati denunciati per apologia del fascismo, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Nei loro confronti il questore Petronzi inoltre ha messo 9 fogli di via obbligatori, 8 della durata di un anno e 1 di 6 mesi dal comune di Milano. Non è tra questi, ma al corteo era presente anche Roberto Ionghi Lavarini, detto il Barone Nero, al centro dell'inchiesta sulla lobby nera di Fanpage. Alla manifestazione contro il Green Pass a Milano c'era anche Paolo Maurizio Ferrari, l'ex membro 76enne delle Brigate Rosse, uscito dal carcere nel 2004 dopo 30 anni di detenzione. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati impegnati soprattutto a evitare che un gruppo di manifestanti raggiungesse la sede della CGIL. Sono stati i momenti più concitati del corteo di sabato sera.
Un cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale e diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato. Sono state inoltre identificate altre 40 persone che durante il corteo hanno avuto comportamenti violenti. La loro posizione ora è al vaglio degli inquirenti. E come dicevamo, questa mattina c'è stato un incontro in prefettura per cercare di prevenire questi fenomeni, anche perché la città e soprattutto i commercianti non ne possono più, come abbiamo avuto modo di raccontarvi approfonditamente negli scorsi giorni. Una soluzione però appare davvero difficile. Una consuetudine che comincia a preoccupare. Arrivati al 14° sabato consecutivo di disordini e manifestazioni non autorizzate, anche la politica cerca di fare sistema per arginare il popolo dei no al Green Pass. A parlare è il primo cittadino, Beppe Sala, che ha spiegato di aver avuto un vertice con il prefetto di Milano, Renato Saccone, dal quale è emerso che mancano gli effettivi tra le fila delle forze dell'ordine per contenere adeguatamente l'ondata dei manifestanti. Una soluzione, ha aggiunto Sala, potrebbe essere quella di isolarli, ma l'alto numero di partecipanti rischierebbe di spezzare i cortei in più tronconi e rendere ancora meno semplice la gestione della protesta. Chi manifesta, ha sottolineato il sindaco, non rispetta le regole di ingaggio basilari delle manifestazioni, a partire dalla comunicazione del percorso. A quel punto, ha affermato Sala, la polizia non può fare altro che caricarli. Ad oggi, ha concluso, trovare una soluzione è difficile. Una situazione veramente frustrante per il numero uno di Palazzo Marino, che ha detto di passare i pomeriggi del sabato a osservare in video quanto accade per le strade della sua città. Quella di Sala non è l'unica voce della politica ad essersi espressa sull'ennesimo corteo no Green Pass. Anche il suo sfidante della campagna elettorale, Luca Bernardo, ha sottolineato che se manifestare è un diritto, rispettare la libertà di tutti è un dovere. Il front runner del centrodestra ha sottolineato anche il danno che i cortei stanno portando alle attività commerciali e alla vita dei cittadini. Bisogna trovare una soluzione immediata e discuterne subito fin dalla prossima seduta in aula a Palazzo Marino, ha concluso, auspicando che si trovi una sintesi per superare questa situazione che non è più accettabile. Buone notizie arrivano invece per le scuole superiori, forse proprio per merito dei vaccini che un anno fa non c'erano, i contagi per i ragazzi. Sono naturalmente in età vaccinabile, a differenza dei più piccoli, delle elementari, non si stanno contagiando. Numeri incoraggianti, anche se siamo soltanto all'inizio. Si è svolta una riunione nelle scorse ore, si andrà avanti con le scuole in presenza al 100%, ma si manterranno le attuali precauzioni. Continua con una presenza al 100% l'anno scolastico negli istituti superiori della città metropolitana di Milano. Infatti, su oltre 130.000 studenti, solo 462 sono quelli in quarantena e solo 15 sono le classi in isolamento, mantenendo così stabile il trend dei contagi Covid nelle scuole, con numeri decisamente inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando invece esplodevano i casi e si moltiplicavano le classi costrette alla didattica a distanza. A dirlo è una nota della prefettura milanese dopo la conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale, che si è riunita lunedì mattina per fare il punto della situazione dei contagi Covid nelle scuole, sottolineando che si manterrà la presenza al 100%, ma allo stesso tempo rimarrà in vigore l'obbligo degli ingressi scaglionati. Questo è il risultato delle misure adottate, ma soprattutto della grande adesione alla campagna vaccinale anche da parte dei ragazzi, sottolinea la prefettura. Motivate ragioni di cautela inducono a mantenere lo scaglionamento degli ingressi in due fasce orarie, anche se sono state approntate numerose deroghe in ragione delle singole situazioni. Secondo la prefettura serve dunque ancora cautela, da un lato per via dei recenti segnali di ripresa dei casi positivi nella popolazione generale, probabilmente dovuti al massiccio incremento dei test per l'introduzione del Green Pass obbligatorio nel mondo del lavoro, si legge nella nota di Palazzo Diotti, dall'altro per l'aumento progressivo, anche se lieve, nell'utilizzo del trasporto pubblico locale, per la riduzione dello smart working, per la ripresa di fieri ed eventi, per il ritorno al servizio pubblico di quote di trasporto su mezzi privati. La conferenza ha quindi mantenuto le disposizioni attuali, dandosi appuntamento
Parlamento a metà dicembre per verificare la sussistenza di condizioni che possano consentire già in questo anno scolastico nel 2022 il ritorno ad un solo orario di ingresso. Le vaccinazioni intanto però stanno calando e nella giornata di domenica questo calo è ancora più evidente. Vedete che in Lombardia si è scesi ben sotto le 10.000 vaccinazioni, poco più di 65.000 in tutta Italia. I casi invece continuano ad aumentare, seppur leggermente, vedete casi in leggero aumento sul territorio milanese e lombardo, un po' più marcato l'aumento a livello nazionale, si allarga anche la forbice fra la media nazionale e la media lombarda. Cambiamo argomento, a Boffalora sopra Ticino, oggi la prima pietra per un nuovo stabilimento produttivo, un maxi investimento per costruire una fabbrica dove lavoreranno 300 persone, vediamo. È il giorno della posa della prima pietra nel cantiere Vetropack a Boffalora. L'azienda svizzera di imballaggi in vetro ha dato il via alla riqualificazione della ex Saffa con investimenti milionari in un'area da 350.000 metri quadri, con l'obiettivo di costruire la vetreria più all'avanguardia d'Europa. Un giorno, quello di lunedì 25 ottobre, che diventa per tutto il Magentino un momento di ripartenza dopo gli anni del Covid. L'obiettivo delle nostre scelte era anche quello di puntare sul lavoro. Il lavoro lo producono le aziende e il territorio ha bisogno di questo. Inoltre sono fiera che questo luogo continuerà a mantenere la sua vocazione industriale. Vocazione industriale perché, come tanti di voi sanno, in quest'area in cui oggi sta sorgendo Vetropack, una volta c'era la Saffa, che ha rappresentato tanto per lei quanto per tante altre imprese nate e cresciute grazie ad essa. Ha rappresentato la prosperità, il benessere, il lavoro. Saffa è stata determinante per lo sviluppo del nostro territorio, Saffa è la storia del Magentino e di Boffalora, ci ha dato molto e recuperarla di nuovo, quest'area produttiva, è il nostro modo per renderle onore. Ci tengo in modo particolare a ringraziare il gruppo Vetropack che ha pianificato questo importante investimento della nuova vetreria in Italia, e questo l'ho detto con un certo orgoglio da italiano, e in particolare a Boffalora sopra Ticino. Obiettivo dell'azienda è quello di migliorare costantemente i modelli di produzione sostenibili nell'ambito della produzione del vetro, di imballaggi sempre più richiesti dai mercati internazionali. Nell'ottica di creare sempre un business responsabile, Vetropack ha abbracciato i valori della sostenibilità anche nella costruzione del nuovo sito produttivo. Pure di dire sostenibile uno non capisce che cosa vuol dire, perché in realtà è un po' più semplice. Se pensiamo a un patrimonio, un'azienda che è un patrimonio, quando tu hai un patrimonio devi farlo rendere e farlo crescere, non consumare. È esattamente quello che succede qui, con questo investimento. C'è un patrimonio che è un'area dismessa e viene rimessa a reddito in maniera molto efficiente. E poi per fare che cosa? Per produrre packaging in vetro. Quindi non solo un investimento che va nella direzione giusta, si recupera un'area dismessa, tanti posti di lavoro, tanta tecnologia, tanta sostenibilità, ma si va anche nella direzione giusta dal punto di vista ambientale. Quindi è sostanzialmente un investimento perfetto. Complimenti a tutti. La scorsa settimana vi avevamo raccontato la storia di una famiglia di Cinisello Balsamo rimasta senza casa, che si era autodenunciata dopo aver occupato un'abitazione dell'ALER. Bene, stiamo continuando a seguire questa vicenda, vi raccontiamo gli ultimi sviluppi. Vi abbiamo raccontato la storia di Irene e Alessandro e dei loro 5 figli che da maggio 2021, dopo aver dormito in auto perché sfrattati dalla loro precedente abitazione, si sono ritrovati costretti ad occupare abusivamente una casa dell'ALER, gli alloggi di proprietà della Regione Lombardia, nel comune di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Dopo aver chiesto aiuti su aiuti ai vari soggetti protagonisti delle varie istituzioni, non hanno ottenuto nulla se non possibili soluzioni, che però di soluzioni hanno ben poco. Ma io rimango in questa casa, che anche se fosse un'altra casa, per me è indifferente. L'importante è che mi abitano un tetto sulla testa con un affitto adeguato. Io so di aver commesso una cosa bruttissima, ma una mamma per i suoi figli fa questo e altro. Io non potevo stare al freddo in mezzo a una strada, come facevo? Io ho chiesto aiuto, un conto se non era vero.
ma nessuno ci ha dato questa possibilità. Il sindaco comunque può fare se vuole. Io sono arrabbiata perché ho chiesto aiuti a tutti, mi sono stati negati, tuttora anche degli assistenti sociali hanno detto non è vero che non si può fare questo, non è vero che il sindaco può fare, non è vero di qua. Noi vogliamo un aiuto e basta. Dopo svariati tentativi di cercare di parlare con il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, purtroppo senza successo, siamo riusciti ad avere una telefonata con Paola Cinquanta, responsabile dell'ufficio stampa del comune di Cinisello, che ci ha risposto così. È una situazione molto delicata, l'amministrazione comunale in questo momento sta tenendo un rapporto diretto con la famiglia e di conseguenza non vorremmo che si interrompesse questo rapporto sulla base di dichiarazioni fatte alla stampa, quindi siamo davvero di fronte a un caso molto molto delicato. La famiglia mi risulta che cerca di interloquire con il comune, con il sindaco, con l'assessore, con qualsiasi rappresentante, non riesca da settimane. Questa cosa non è assolutamente vera, questa cosa non è vera, la famiglia è venuta, è un'interlocuzione costante e quindi questo è quanto l'amministrazione risponde, per quanto di propria competenza e per la possibilità che ha l'amministrazione comunale e quindi gli amministratori e i servizi sociali stanno facendo il possibile per individuare una soluzione. Parte dell'amministrazione dicono che stanno facendo il possibile per trovare una soluzione, che c'è un'interlocuzione tra voi e l'amministrazione. È vero? Che tipo di interlocuzione c'è? Sì, che noi stanno aspettando che noi cerchiamo un appartamento privato lì fuori, ma qua a Cinisello appartamenti non ce ne sono in affitto e poi prezzi assurdi. L'interlocuzione non è interrotta. Ma come mai allora la famiglia chiede di vedere il sindaco e il sindaco non risponde, o comunque quando ci sono gli appuntamenti il sindaco non si presenta? Allora, si stanno cercando delle soluzioni, non è una partita facile. Con il sindaco siete mai riusciti a parlare? Zero. Stiamo parlando di una famiglia abusiva, non è la sola. Una famiglia abusiva che però si è autodenunciata subito, e quando è entrata si è autodenunciata perché disperata viveva in macchina. Ma lei capisce che però esistono delle regole e le regole possono essere, come dire, interpretate tutte le volte, non è facile. Si sta cercando una soluzione a questo problema. Loro dicono che stanno vagliando delle soluzioni, c'è questa interlocuzione, eccetera. Voi vi sentite parte di questo scambio di proposte? Devo essere sincera al 100%. No, mi dispiace, assolutamente no. Perché loro ci vogliono la soluzione anche che hanno trovato, che ci vorranno proporre. E anche dividerci, io con il bambino piccolino in una casa famiglia, gli altri li troveranno una sistemazione, mio marito se ne andrà in mezzo a una strada, in poche parole. Sono interlocuzioni in corso per capire come il comune può andare incontro al bisogno di questa famiglia. Sono diverse le soluzioni che sono state messe in campo, che sono state proposte alla famiglia. Ci sono in corso... Mi scusi, ma la proposta era quella famosa cifra di 1000 euro per poterli aiutare a pagare un affitto da privato? Si riferisce a questa, allora, una delle possibili soluzioni? La cifra è proporzionale alla documentazione presentata dalla famiglia in base alla situazione che la famiglia ha. Le posso dire che non è corretta la risposta che è stata data alla famiglia, non è stata proposta quella cifra alla famiglia, non è vero? Ci hanno detto che dovevamo trovarci una casa privata di fuori e che ci aiutavano a pagare le spese loro, un aiuto affitto, ma ci avevano proposto solo 1000 euro, cioè noi come facciamo? È arrivata una risposta dalle Ferrovie dopo la richiesta del sindaco di Magentino di eliminare le barriere architettoniche dalle stazioni. La risposta è positiva, sentiamo. È stata accolta da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, la richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni di Magenta, Corbetta e Santo Stefano Ticino, firmata dai sindaci Chiara Calati,
Dario Tunesi e Marco Ballarini, insieme alla presidente dell'associazione Anch'io Onlus Simona Grassi e al consigliere Mario Zucchetti. Il gestore della rete ferroviaria ha risposto positivamente alla lettera presentata lo scorso settembre, facendo sapere che i lavori alla stazione di Magenta partiranno nel 2022 e a seguire saranno avviati anche quelli della stazione di Corbetta Santo Stefano Ticino. Porre attenzione all'inclusione delle persone con disabilità e alla loro indipendenza è un dovere e allo stesso tempo un segno di rispetto e civiltà per ogni comunità. Abbiamo sostenuto questa iniziativa con entusiasmo e insieme, attraverso il dialogo, siamo arrivati all'obiettivo. La nostra linea ferroviaria S6 e Milano-Torino è un collegamento molto importante per tutto il territorio e questo è un risultato fondamentale per la città, ma anche per tutto il magentino, ha detto il sindaco di Magenta Chiara Calati. RFI ha fatto invece sapere che, per quanto concerne la fermata di Magenta, nel 2022 questa sarà oggetto di lavori che prevedono la realizzazione di due nuovi ascensori e l'innalzamento dei marciapiedi di binario da 25 a 55 cm sul piano del ferro, per permettere l'accesso a raso ai treni e consentire alle persone con disabilità motoria su sedia a rotelle di salire a bordo del treno con il più elevato grado di autonomia possibile. Per quanto riguarda invece la stazione di Corbetta e Santo Stefano Ticino, RFI ha fatto sapere che verrà adeguata dopo le stazioni di Magenta e Vittuone, che hanno la priorità sulla base della frequentazione e dell'afflusso alle stazioni della linea S6. Vediamo spesso Milano in testa a varie classifiche, e qui però è un primato che non è per niente invidiabile, cioè quello dei reati denunciati. Per il quinto anno di fila Milano si conferma la prima città per numero di denunce di reati in rapporto alla popolazione residente. Sono infatti 4.863,3 ogni 100.000 abitanti, per un totale di 159.613 denunce di reato. È la fotografia scattata dalla classifica del Sole 24 Ore, che ha registrato l'indice della criminalità nelle varie province italiane relativo al 2020, con i dati raccolti in seguito alle segnalazioni delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Provinciale e Guardia Costiera. Per quanto riguarda le singole categorie, Milano mantiene il primo posto per le denunce di furti, con 2.208,7 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, di furti su auto in sosta e di furti con destrezza. Il capoluogo lombardo scende invece al secondo posto per quanto riguarda i furti in esercizi commerciali, con 175,3 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, al terzo per rapine in esercizi commerciali e furti con strappo e al quarto per rapine in pubblica via e danneggiamenti. Milano si trova poi al settimo posto per stupefacenti, truffe informatiche e violenze sessuali, di quest'ultime con il più alto numero totale rispetto alle altre province, 416 in tutto. Si posiziona poi al 21° posto per associazione di tipo mafioso, al 36° per estorsione, al 65° per omicidi colposi e al 66° per omicidi volontari. Nella classifica sulla criminalità delle province italiane, dopo Milano seguono Bologna e Rimini, confermando il trend degli ultimi anni, secondo cui le aree metropolitane più grandi si confermano quelle con il maggior numero di denunce. Agli ultimi posti invece Benevento, Pordenone e infine Oristano, considerata la città più sicura. Andiamo da Abbiategrasso, dove c'è attesa per il completamento della nuova piscina, un progetto che viene portato come esempio dal Politecnico di Milano. La nascente nuova piscina di Abbiategrasso diventa un caso di studio, un esempio positivo da portare in una conferenza del Politecnico di Milano, proprio come è accaduto pochi giorni fa nell'Università Milanese in un incontro sul tema della rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Diversi relatori hanno illustrato gli approcci finanziari e tecnici più innovativi nel contesto europeo e mondiale, nonché i case story più significativi e recenti. Tra questi è stato illustrato il modello di partnership per la realizzazione della piscina di Abbiategrasso come
come esempio, recita una nota del Comune, di eccellenza e di come una pubblica amministrazione possa in modo ottimale collaborare con il privato per realizzare progetti importanti e di notevole impatto finanziario, ma essenziali per la comunità amministrata. Eravamo consapevoli della bontà dell'operazione per la serietà con cui abbiamo affrontato il percorso, ha detto il sindaco Cesare Nai. Di questo importante riconoscimento vanno ringraziati i dirigenti e funzionari che con professionalità e atteggiamento critico hanno lavorato per l'obiettivo, nonché gli assessori presenti e passati e tutti coloro che ci hanno creduto. Il via libera dei lavori è giunto nel dicembre 2020. L'opera dovrà essere conclusa entro questa primavera con una struttura che nascerà dalla vecchia piscina Anna Frank. Era l'ultimo servizio per l'edizione Milano. Ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.